Allora, signora Pizzo, si prepara l'estate, ancora siamo in zona arancione, potete fare solo asporto, state vivendo, avete vissuto un periodo difficile, cosa prevedete per l'estate? Noi ci auguriamo bene perché l'anno scorso è stato pure buono, anche perché ci sono stati turisti di tutta Italia. Ci accontentiamo perlomeno dei turisti italiani. In ogni caso però voi siete aperti, provate ad andare avanti. Sempre, sempre, noi comunque siamo aperti, cerchiamo di arrangiarci in qualche modo. È difficile, è molto difficile, perché le spese ci sono comunque. Ci No, mi sono auguriamo la detto. prossima settimana di riuscire a. Avete perso già 25 aprile, 1º maggio, Pasqua, Pasquetta. Tutto che per noi era una spinta importante per affrontare bene l'anno, però purtroppo ormai ci siamo rassegnati a questo. Mo speriamo in estate, dai, speriamo perlomeno già la prossima settimana che iniziamo qualcosina, che cambi qualcosa. Allora, ci troviamo a Pizzo, in uno dei bar storici di Piazza della Repubblica. Partiamo da questa foto che ha scatenato un po' la polemica, no? All'interno di un locale, il commissario. Come avete reagito voi? No, noi ci siamo sempre attenuti a quelle che erano le norme vigenti. Abbiamo cercato sempre di evitare assemblaggi, eccetera. Mi ha dato un po' fastidio però vedere questa foto con questa gente dentro questo locale. Beh, fastidio ci dà sempre, perché non è giusto fare assemblaggio, perché manca la tutela di noi stessi, perché se c'è qualcuno che porta un virus in giro, chiaro che dà fastidio anche a noi. Adesso come vi state preparando per l'estate? Avete saltato Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1º maggio, adesso che prospettive avete? Si sperava in queste occasioni, nelle feste di Pasqua, 25 aprile, 1º maggio, per la prossima estate. Qual è la sensazione? Arriveranno italiani, stranieri? Qual è la sensazione? Beh, penso che italiani verranno senz'altro, poi se vengono stranieri ben vengano, noi l'aspettiamo con ansia, anzi a braccia aperte. Ecco, questo è importante perché non è sufficiente soltanto noi che siamo a Pizzo, dove siamo la patria del gelato, dove noi durante l'anno cerchiamo di accogliere tanti e tanti turisti stranieri, perché sono anche quelli che danno un maggior contributo alle nostre aziende. E quindi l'aspettiamo con ansia. Altro storico locale qui nella piazza centralissima di Pizzo, Piazza della Repubblica, anche a lei chiedo che reazioni ha avuto quando ha visto questa foto di un suo collega ristoratore. Lei ha un bar, il collega un ristorante, 10 persone lì sedute, il commissario si è giustificato con un brindisi e con normative anti-Covid rispettate, tamponi e quant'altro. Cosa ha pensato? Ho pensato che dovrebbero essere tutti aperti, non ho nulla in contrario perché giustamente questo staff del cinema che stanno preparando questo film nelle nostre zone dobbiamo essere anche accoglienti, diciamo, e dare la possibilità di poter vedere i nostri posti, le nostre bellezze. L'avrebbe fatto anche lei, avrebbe ospitato queste 10 persone dentro. Io avrei ospitato, cioè, anche se la legge non lo consente, ma dovrebbe consentire perché anche Pizzo, che è un paese tranquillo, non ci sono casi Covid, cioè, si potrebbe anche aprire perché io vedo che praticamente noi siamo come zona rossa, non come zona gialla, perché zona rossa e arancione è la stessa cosa per noi, cioè, per me dobbiamo fare solo asporto. Questi signori dove vanno a pranzare? Come sta andando con l'asporto e che prospettive avete per l'estate? Adesso la stagione è alle porte. Cosa vi aspettate? Con l'asporto non si va bene, assolutamente, possiamo dire che stiamo aperti perché è giusto che rimaniamo aperti anche per i pochi clienti che vengono a trovarci, anche se qualcuno magari che da fuori arriva per motivi validi o di parentela, eccetera. Ma la prospettiva per la stagione non lo so, infatti per me questo è un grosso punto interrogativo perché ci dobbiamo preparare. Ci non possiamo avere, perché noi dobbiamo prepararci per l'estate e non sappiamo cosa dobbiamo fare, sia per il personale, sia per la produzione, sia per tutto. Preoccupazione. E c'è preoccupazione, sì, perché non vorremmo che arrivassimo. Già l'anno scorso sinceramente abbiamo lavorato, forse più degli altri anni nel mese di agosto, però eravamo impreparati perché non sapevamo che cosa ci aspettava. Ma infatti c'è stato un afflusso di persone, molto più gente rispetto agli altri anni. Siamo sul corso di Pizzo insieme ad una negoziante. Negozio chiuso, perché? Perché, come può vedere, non c'è un'anima viva. Di solito già questo periodo comunque già era pieno di turisti, pieno non diciamo, però c'era molta gente, adesso non c'è nessuno. Noi purtroppo
siamo penalizzati da tante cose, dal fatto che le persone non possono scendere con la macchina, le multe in continuazione, quindi già il centro storico è abbandonato a se stesso, perché le persone preferiscono andare a Vibo, a Lamezia per fare acquisti e il centro storico è già morto da tempo. L'estate vi aspettate? Noi aspettiamo l'estate perché noi sopravviviamo con l'estate, non diciamo che viviamo, sopravviviamo, riusciamo a pagare le spese e ad avere un minimo per vivere d'inverno. Ma lei con i pizzitani non lavora qua? No, ma la maggior parte di noi non lavora con i pizzitani, noi lavoriamo solo con i turisti, quindi se quest'estate, come dicono, già ci sono delle cancellazioni nei villaggi, non si sa quanta gente arriverà e se arriverà, noi dobbiamo proprio... Adesso vede chiuso, ma vedrà chiuso per sempre poi. Noi viviamo questo di rischio. Noi viviamo di questo, gli affitti dobbiamo pagarli perché ai proprietari non gliene frega niente. Questo è il discorso. Io ho preso 1000 euro, ne pago 900 di affitto al mese. Mi dice lei come posso sopravvivere? Non posso, ho due figlie, quindi la situazione è veramente disperata. Io sono anche stanca di parlare perché... qua ci vorrebbe proprio una rivoluzione, perché parlare non serve a nulla secondo me. Ormai la situazione è critica, se non si vede di sbloccare qualcosa, di questo coprifuoco assurdo che hanno imposto, che secondo me comunque non si potrà effettuare, perché d'estate con 45 gradi voglio vedere chi rimane a casa alle 10 chiuso dentro. Grazie.